L'altra volta abbiamo introdotto alcuni diagrammi di stato e abbiamo in particolare parlato dei piani pressione volume specifico e del piano pressione temperatura. Due piani molto importanti perché ci consentono di stabilire lo stato termodinamico di un sistema e soprattutto anche la fase del sistema. Oltre che poi molto spesso, come abbiamo visto, calcolare altre proprietà termodinamiche a partire da questi piani. Allora, in particolare abbiamo visto il comportamento dell'acqua. L'acqua è un sistema, è una sostanza molto importante dal punto di vista termodinamico, perché viene utilizzata frequentemente come vettore termico, cioè come sistema per trasportare energia. Ha delle caratteristiche tra l'altro particolarmente interessanti anche in termini di macchine di calcio, come vedremo più avanti, perché ovviamente non è una sostanza inquinante, è una sostanza sicura, ha delle caratteristiche termodinamiche particolarmente interessanti in termini di passaggio di fase come accumulo, quindi ha tutta una serie di caratteristiche che ne fanno poi è disponibile in natura in abbondanza, eccetera. Quindi ha tutta una serie di caratteristiche che ne fanno poi il principale vettore termico, sia negli impianti termici che voi conoscete, come per esempio gli impianti di riscaldamento, ma anche in sistemi più complessi come quelli di produzione di energia. Non a caso, per esempio, i cicli Rankine utilizzano sostanzialmente come vettore molto spesso proprio l'acqua. Allora, noi conosciamo l'acqua in condizioni particolari, perché di fatto alla pressione atmosferica, cioè a 1325 pascal a livello mare, abbiamo visto l'altra volta che la temperatura in cui, ricordate, l'altra volta abbiamo suddiviso l'aria, quest'aria in tre parti, vi ricordate, c'era qui, c'era il solido, qui c'è la parte liquida e qui c'è la parte riforme. Allora, abbiamo visto che la temperatura alla pressione atmosferica, quindi se andiamo a 1325 pascal, 1.01325 bar, la temperatura di passaggio di fase appunto era circa 0 gradi Celsius, mentre questa temperatura in cui il liquido passa dalla condizione di liquido alle condizioni, diciamo l'acqua passa dalla condizione di liquido alle condizioni di riforma, invece era circa 100 gradi Celsius. Nella realtà questo zero è molto vicino a zero, è praticamente zero. Questo punto, tra l'altro, su questi punti fissi, su questo punto e su questo punto, soprattutto sul secondo, sul punto triplo, si basa proprio la scala termodinamica che oggi andremo a studiare, mentre su questi altri due punti, 0 e 100 gradi, si è basata per centinaia di anni su una scala che avete spesso utilizzato, che si chiama scala Celsius, che appunto è costituita su un termometro, inizialmente sul termometro a mercurio, in cui a 0 gradi corrispondeva il punto di fusione dell'acqua, 100 gradi corrispondeva il punto di evoluzione dell'acqua alla pressione di livello mare, quindi 100 gradi. Ora questa scala, come sapete, era stata divisa in 100 parti, quindi il grado Celsius corrispondeva appunto a un centesimo di questa scala. Come vedremo oggi, la scala, diciamo, di temperatura invece è basata su quest'altro punto, cioè sul punto triplo, e quindi non servono tanti punti, cioè non servono due punti come siccome nelle scale empiriche, ma se ne serve molto tanto. Ed è scelto in modo opportuno, in modo tale che il grado Celsius sia praticamente uguale al Kelvin. Quindi potremmo scrivere che un Kelvin è uguale a un grado, questo è un K grande, un grado Celsius. Attenzione, perché molti, diciamo, erroneamente mettono un grado qui, invece non c'è bisogno di un grado qui. E quindi, diciamo, questa scala viene ottenuta fissando questo punto a 0.01 grado Celsius, perché la temperatura minima che si riesce a raggiungere è, diciamo, meno 273.15 gradi Celsius. Questo punto, sostanzialmente, è come se a questo punto attribuissimo il valore di 273.16 Kelvin.
trovati? Sì. Ma dopo ci arriviamo, insomma, arriviamo anche a definire meglio questa struttura. Allora, una volta che abbiamo questo, questo grafico, e insomma, ovviamente sappiamo che l'acqua ha questo comportamento, ricordo che l'acqua ha questo comportamento anomalo, perché questa curva è sostanzialmente quasi verticale, io l'ho fatta leggermente obliqua perché in realtà è veramente piccola in scala questa, questa differenza, giusto per farvi capire che c'è una differenza, è quasi una verticale questo punto. E l'altra volta avevamo identificato oltre questo anche un altro aspetto, che oltre al punto triplo c'era un punto caratteristico che avevamo definito punto critico, al di sopra del quale non ho più un discontinuo passaggio dalla posizione di liquido alla posizione di forma, ma c'è un fluido che passa con continuità da una, da caratteristiche che assomigliano alle caratteristiche di un liquido a caratteristiche che assomigliano a caratteristiche di un liquido. Oggi impareremo meglio a gestire e a valutare le proprietà termodinamiche sia nella condizione di solido, sia nella condizione di liquido, sia nella condizione di forme e soprattutto nei passaggi di fase. Quindi dovremo in qualche modo dare evidenza di quelle equazioni che abbiamo l'altra volta abbiamo denominato funzioni caratteristiche attraverso le quali io posso determinare una qualunque proprietà termodinamica in funzione di altre proprietà termodinamiche x, y. Quindi per esempio dobbiamo trovare delle funzioni che ci legano per esempio l'energia interna a, che ne so, alla pressione e alla temperatura, oppure piuttosto l'entalpia, alla pressione e alla temperatura, oppure piuttosto il volume specifico e così via. Quindi dobbiamo trovare queste funzioni caratteristiche. Per trovare queste funzioni caratteristiche ovviamente ci avvaliamo di o di questi, diciamo, piuttosto che l'aspetto analitico, che è un po' più complesso, possiamo invece determinarle attraverso delle tabelle di cui vi vediamo un esempio relativamente alla sostanza, all'acqua. L'altra volta vi ricordo avevamo anche iniziato a guardare anche su quest'altro piano, avevamo fatto questo, anche quest'altro grafico in cui avevamo la parte solida, la parte ovviamente solido più liquido, liquido più aeriforme, qui solido più aeriforme e qui ovviamente soltanto aeriforme. Quindi avevamo visto anche un altro piano termodinamico, che è il piano pressione volume, e poi anche il piano temperatura volume, un altro piano che avevamo visto in tridimensionale, non so se ricordate tutto quello che avevamo visto dal punto di vista della funzione caratteristica. Queste sono le isoterme, diciamo su questo piano. E tutti quali costanti che avevamo determinato a partire dal piano pressione. Ora, la prima cosa che oggi volevo farvi vedere è come noi possiamo individuare lo stato termodinamico di una sostanza pura, e in particolare ovviamente l'acqua, perché l'acqua è la prima sostanza con la quale noi vi eserciterete a partire dalla prossima lezione. Allora, in particolare quello che andiamo a fare è verificare se io mi trovo inizialmente, quando io voglio determinare lo stato termodinamico intensivo di un sistema, è capire se mi trovo in fase solida, in fase liquida e in fase aeriforme. Allora, è molto facile attraverso questo diagramma. Se io conosco queste curve caratteristiche, se io conosco come la pressione del vapore saturo è varia in funzione per esempio della temperatura, e ho la pressione del liquido saturo, va bene? Quindi ho questa, questa curva qua, oppure quest'altra curva qua, la pressione, del passaggio di fase solido-liquido, no? O ancora quella della pressione solido-vapore. Evidentemente, se conosco queste tre funzioni, io posso, in funzione della temperatura, della coppia temperatura-pressione, posso stabilire dove mi trovo su questo piano termodinamico. Va bene? Allora, questa curva, che è quella che noi andremo, io vi farò vedere, a partire già dalla lezione di oggi, ci consente di andare a stabilire subito, effettivamente, se io mi trovo in questa condizione piuttosto, nella condizione di liquido piuttosto che nella condizione di aeriforme. Come? L'altra volta io vi ho detto che la pressione del vapore saturo
e la temperatura sotto la curva a campana si tengono per mano. Quindi la prima cosa che bisogna ricordare è che effettivamente per ogni temperatura esiste una sola pressione, diciamo, ovviamente quando mi trovo in condizione di passaggio di fase. Beh. Per cui che cosa ho? Ho che, per esempio, se sto, diciamo, a temperature molto basse, la pressione del vapore saturo è estremamente bassa, quindi mi trovo, diciamo, con pressione dell'ordine di qualche pascal, almeno circa, non c'è, qualche centinaio di pascal, quindi a 0 gradi la pressione del vapore saturo è circa 600 pascal, quindi 0.06 bar. E poi questa pressione comincia a crescere in modo esponenziale. Amen. Ci sono anche delle relazioni disponibili in letteratura, io ovviamente non vi do delle equazioni matematiche che sono un po' più difficili da ricordare. Questo grafico è immediato, qualitativo, e tra l'altro, voglio dire, nel momento in cui dovete quantificare avete la tabella che potete utilizzare a lezione. Certo, potrei darvi anche qualche relazione, per esempio quella più nota che probabilmente avete, cioè qualcuno di voi incontrate, la relazione di Magnus, o piuttosto quella di Goffengretsch, piuttosto quella di Arendt-Wechsler. Penso che le seconde siano meno note, sono, diciamo, equazioni che sono per lo più fatte per gli specialisti, perché servono ad una valutazione molto precisa della pressione di vapore. Cioè servono, vengono molto utilizzate nei modelli matematici e nella metrologia, per esempio. Quindi se io devo fare una taratura di un igrometro, io non posso utilizzare la formula del Magnus, che è una formula un po' più empirica, più facile, diciamo, da valutare, che mi dà più o meno 2-3 significative di esattezza. Invece queste relazioni di Goffengretsch, piuttosto che quelle di Arendt-Wechsler, sono sicuramente relazioni di gran lunga, diciamo, più accurate. E quindi, per esempio, se andate nel centro SIT, diciamo, nel laboratorio di misure, per esempio trovate che nei manuali della qualità vengono riferite l'equazione, questa per, diciamo, funzione viene data come funzione, diciamo, un po' più accurata, quindi come quella di Arendt-Wechsler. Io non vi farò vedere queste relazioni perché vi porterei via soltanto un po' di tempo, e invece voglio ragionare insieme a voi sulla, diciamo, su come si fa a capire se mi trovo in una condizione di vapore piuttosto che in una situazione, diciamo, di liquido, piuttosto che sotto la curva a campana. Allora, diciamo, da questa relazione è facile capire, da questo grafico è facile capire che questa relazione pressione, volume, temperatura o pressione, temperatura qui, mi consente in modo semplicissimo di andarmi a orientare, e cioè una volta che è nota la coppia, per esempio, temperatura e pressione, quindi misurando temperatura e pressione dell'acqua, se, diciamo, questo sistema fosse un sistema in cui, diciamo, io non ho nessuna possibilità di guardare dentro, come molto spesso accade, cioè io ho una macchina, ho dei sensori esterni, ho una misura della pressione, una misura della temperatura, voglio sapere in quella condizione, diciamo, che cosa mi trovo all'interno della macchina, se mi trovo già in condizione di liquido o in condizione di vapore. Come faccio? Basta semplicemente avere questi due dati, cioè se io ho un termometro con la temperatura e un misuratore di pressione con la misura della pressione, io posso esattamente capire all'interno del mio sistema quali sono le condizioni termodinamiche del mio fluido. Ci possono essere situazioni in cui posso trovare in difficoltà, ma fa questo tra poco. Quindi, in particolare, se fissata, cioè, misurata la temperatura e la pressione, io che cosa posso fare? Misuro la temperatura, facciamo che la temperatura è 20 gradi, a me, vado a 20 gradi a, diciamo, a determinare qual è, diciamo, che è la pressione del vapore saturo, va bene? Quindi questa pressione, come faccio a determinarla? O attraverso questa relazione o attraverso la tabella. Quindi a 20 gradi io trovo che la pressione del vapore sarà circa 1000 qualcosa pascal, 1200 pascal circa, andiamo a vedere, anzi pardon, non 1200 di più, cioè 1215 gradi, circa 2330, diciamo circa 2300 pascal, va bene? Quindi che cosa posso vedere? Quindi se la pressione del vapore saturo, scriviamocelo, P di Vs alla temperatura uguale 20 gradi Celsius è uguale a 2333 pascal, io posso semplicemente, andando a misurare la pressione qui, capire se mi trovo in condizioni di aeriforme
in condizioni di liquido oppure esattamente in queste condizioni. Come? Se la pressione sarà più grande di questa pressione qui, che cosa avrò, ragazzi? Beh, se la pressione è più grande vuol dire che sono qua, giusto? Quindi mi trovo in una condizione di liquido. Se la pressione invece è più bassa, vedete, se sto qui, quindi se mi trovo, se io ho, diciamo, il sensore di pressione misura 1000 pascal, non 2000, 1500, beh, lo stesso, no? Mi trovo in condizione di aeriforme. Se invece mi trovo a 3000, 4000, 5000 pascal, evidentemente mi troverò in una condizione di liquido, va bene? Quindi attraverso esclusivamente una relazione d'ordine, se P è più piccolo di PdS di T, io potrò dire mi trovo assolutamente in una condizione di aeriforme. Se P è maggiore di PdS, cosa ci potrò dire? Mi trovo in una condizione di liquido, come si chiama? Possiamo dire, questa condizione qui la posso chiamare, per differenziarla, l'altra volta l'abbiamo anche detto, per differenziarla dalla condizione di liquido saturo, la posso chiamare liquido compresso, va bene? Proprio perché rispetto al liquido che si forma, nelle condizioni, si inizia a formare la condizione di condensazione, è un liquido che ho, in cui ho aumentato la pressione. Quindi questa situazione, questo liquido che si trova esattamente in questa condizione qua, la posso denominare in due modi diversi, o liquido compresso, oppure avrei potuto fare pure un'altra cosa, vediamo un po'. Qual era l'altro ragionamento che potevo fare? Questo ho T uguale 20 gradi, 20 gradi, abbiamo detto. La P abbiamo detto che è più la più elevata, va bene? Quindi supponiamo che la P sia, non 2000, ma sia circa 3100, va bene? 3160. Allora, se la P è 3160, cosa avrei potuto fare io, ragazzi? Invece per determinare sempre la stessa condizione, cioè per verificare che sia il fluido sia nelle condizioni di liquido, potevo anche entrare sulla stessa tabella, poiché PBS è una funzione di T e T è una funzione di PBS, sono uno legato all'altro, sarei potuto entrare in quella tabella a partire da P, non da T. Quindi prendevo la pressione, andavo a vedere qual era la temperatura corrispondente di saturazione, va bene? Quindi prendevo la T corrispondenza alla pressione del vapore saturo, quindi la T di saturazione, no? Corrispondente a questa pressione di 3000, abbiamo detto che P era nostro, erano 3100 e T, spero. E mi trovavo che la T era uguale a, andiamo a vederla, la temperatura 3100 e dispari è 25 gradi Celsius, va bene? Quindi mi trovavo una temperatura di 25 gradi Celsius. Bene, e poi a questo punto cosa facevo? Confrontavo questa temperatura con la temperatura di saturazione, quindi andavo a confrontare non più su questa verticale ma su quest'altra, su questa orizzontale. A questa pressione qual è la temperatura di saturazione? È questa qua, quindi sarebbe stata non 20 gradi ma 25, ed essendo, vedete, 20 gradi inferiore a 25, allo stesso modo avrei potuto dire mi trovo in una condizione di liquido sotto raffreddato, lo chiamo, perché sta al di sotto del liquido nelle condizioni di saturazione. Quindi attraverso questi due metodi, che sono del tutto equivalenti, o nel confrontarmi con fissata la temperatura con la pressione del vapore saturo e vedere, quindi se la pressione è più grande sono in condizioni di liquido compresso o sottoraffreddato, avete capito che la terminologia è esattamente indifferente, posso utilizzare qui il liquido, lo posso chiamare indifferentemente sia liquido compresso o liquido sottoraffreddato, è la stessa cosa. Allora, quindi, se la pressione è più grande rispetto alla pressione del vapore saturo che ho trovato con quella temperatura misurata, io effettivamente sono in condizioni di liquido compresso. Se invece ero più bassa, le condizioni di aeriforme. L'analoga considerazione la potevo fare con questo secondo metodo che vi ho fatto ora vedere. Cioè posso entrare con la temperatura, andarmi a determinare la pressione, a questo punto entrare con la pressione, non con la temperatura.
Quindi prendere questa pressione, andare a determinare la temperatura di saturazione, 25 gradi, e andare a confrontare la mia temperatura con la temperatura di saturazione, in questo caso era più bassa, e quindi ancora una volta potevo dire, diciamo, posso dire che mi trovo in questa condizione. Ovviamente questa qua, diciamo 3000 in questo caso, era più dire la performativa. Quindi ho l'una o l'altra possibilità, o vado a vedere con la pressione, e quindi vado a vedere se sono sopra o sono sotto, se sono sotto minore aeriforme, maggiore liquido, oppure con la temperatura. Con la temperatura vado a vedere se sono più in basso sono in liquido, se sono più in alto ovviamente analogamente, quindi se questo segno si inverte vado a vedere ovviamente sono nelle condizioni di aeriforme. Quindi attenzione, sono due metodi diversi, ma l'obiettivo è esattamente lo stesso, verificare in quale condizioni termodinamiche mi trovo. C'è una terza possibilità, quale? Che ovviamente mi capiterà all'esame. Qual è questa terza possibilità? Che mi trovo esattamente nelle condizioni di saturazione. Cioè vado a prendere la temperatura e dico vabbè 20 gradi, la temperatura è 20 gradi. La pressione abbiamo detto che era 2333 pascal. E voi dite, ah, ma qua sono in condizioni di saturazione. Va bene? Allora, la domanda che vi faccio è la seguente. Potete attraverso solo due coordinate determinare lo stato intensivo? Generalmente sì. Ma in questo caso avete un problema. Qual è il problema? Che queste due coordinate, proprio quando mi trovo in condizioni di saturazione, sono dipendenti l'una dall'altra. È come se prendessi la stessa coordinata, vi ricordate l'altra volta? X e Q. Vabbè, una diciamo, è contro l'altra, però mi danno la stessa dimensione, quindi alla fine non mi danno nessuna informazione aggiuntiva. Bene, e allora come faccio? Devo avere qualche informazione in più di una variabile che non è più una variabile come la, diciamo, la pressione o la temperatura, mi basta una delle due, va bene? Ho bisogno di un'informazione, per esempio, che di una variabile come il volume specifico, come l'energia specifica, come l'entalpia specifica, come il titolo, che mi dà l'informazione mancante. Allora, adesso, se avete capito questo aspetto, approfondiamo e facciamo che cosa accade quando vi trovate sotto la curva a campana, in particolare in queste condizioni. Vi è chiaro che c'è questa prima parte, ragazzi? Ci sono dubbi, domande? Allora, in questa condizione, attenzione anche alla terminologia, qui abbiamo detto mi trovo in condizioni di liquido saturo sottoraffreddato, qui come l'abbiamo chiamato il liquido, vi ricordate? Questo è il liquido sottoraffreddato o liquido compresso? Qua come l'abbiamo chiamato questo liquido in queste condizioni? Di incipiente evaporazione? Liquido? Saturo. E lo stesso abbiamo chiamato qua. Il vapore, come l'abbiamo chiamato, non vapore surriscaldato, ma vapore saturo. Quindi qua c'è il liquido saturo e qua c'è il vapore saturo. Bene. Attenzione perché su questa curva a campana, diciamo, i due punti coincidono. Vi ricordate che c'era quella specie di gradino in cui voi, quando arrivate qua, non vedete più che stanno cambiando le altre coordinate perché sono esattamente ortogonali rispetto a queste. Vi ricordate l'altra volta abbiamo visto il grafico in 3D. Visto che a un certo punto è arrivato nella questa parte qua, questo si muove, ma si muove in questa direzione qua, che posso vedere soltanto se mi vado a mettere nell'altra dimensione, cioè nella dimensione per esempio del volume specifico. Bene, allora in questa condizione qua è importante capire una cosa, ragazzi. Cioè io mi posso trovare qui, mi posso trovare qua, mi posso trovare qua, mi posso trovare in qualunque punto tra la condizione di liquido saturo e la condizione di vapore saturo. Va bene? Sono infinite posizioni in cui mi posso trovare. Bene, come posso individuare, sperimentalmente quanto del mio fluido è in una delle due condizioni? Perché il valore di tutte le altre proprietà dipenderanno proprio da quanto liquido e quanto vapore è contenuto qua dentro. Beh, la cosa più semplice sarebbe prendere un bel oculare, guardarci dentro, dice vabbè fammi vedere il livello
di acqua che sta qua dentro, e il livello, diciamo, quindi di vapore è quello che resta. Perché se uno guarda dentro vede un pelo d'acqua qua vicino, qualche gocciolina qua sotto, in quale condizione mi trovo, ragazzi? Se è tutto vapore, un poco di... che cosa, diciamo, c'è? Dove mi trovo sul piano termodinamico, su quel piano? Sulla destra o sulla sinistra della quarta parte? Sulla destra. Come l'abbiamo chiamato questa condizione? Allora, perfetto. Vapore saturo, in particolare qua, è solo vapore saturo. In particolare si chiama vapore saturo secco. Cioè secco vuol dire senza acqua. Va bene? Quindi qua c'era liquido, diciamo, il liquido saturo e il vapore saturo, qua stanno insieme, quindi non è secco. Questa condizione qui, quella proprio di in cui l'ultima gocciolina se n'è andata, la chiamerò vapore saturo secco. Perché? Perché non c'è più neanche una gocciolina. Bene. Appena si forma qualche gocciolina d'acqua, ovviamente comincia a scendere, diciamo, dietro, va bene? Dalla curva a campana, è chiaro? Alla fine che cosa mi troverò? Mi troverò solo alla fine, quando guardo nel monoculare, questo pistone se ne è sceso fino a qua, e alla fine nel mio oculare vedo solo liquido, quando l'ultima parte di vapore se n'è andata, io vedrò soltanto liquido saturo. Non potrei dire liquido saturo bagnato, è un po' brutto. Solo liquido saturo. Bene? Quindi la prima parte è liquido saturo, esclusivamente liquido saturo. L'ultima parte è solo vapore saturo, in quel caso diciamo vapore saturo secco, e quindi posso individuare due posizioni estreme in cui ho solo liquido e solo vapore. Attenzione! Lungo tutta questa trasformazione di condensazione, ovviamente, abbiamo visto un'altra volta che le condizioni di temperatura e pressione restano esattamente le stesse, quindi ho sempre 20 gradi e 2333, diciamo, pascal, non cambiano, va bene? L'unica cosa che sta cambiando, guardate, è la posizione del pistone, quindi che cosa vuol dire che sta cambiando la posizione del pistone? Sicuramente il volume cambia, giusto? Quindi se il volume cambia, ragazzi, la massa com'è la massa di questo sistema? La massa com'è secondo voi in questa condensazione? Cambia la massa di questo sistema? È un sistema chiuso, massa di controllo, quindi la massa non sta cambiando, è chiuso questo sistema, no? Quindi che cosa vuol dire? Che se io divido, diciamo, il volume per la massa, che cosa succederà al mio volume specifico secondo voi, diciamo, nelle diverse situazioni termodinamiche? Cambierà, e se cambia il volume cambia anche il volume specifico. Bene. A questo punto ci chiediamo, ma come posso fare a determinare queste condizioni termodinamiche del volume? In tutte queste condizioni, come le potrò determinare? Allora, andiamo a fare un ragionamento un po' più semplice, partendo appunto dalla massa. Cioè, io potrei avere un'informazione sulla massa del liquido e della massa del vapore. Cioè, se io dico, diciamo, se io ho esattamente quanta, in cui nella particolare condizione che sto cercando, quanta massa di liquido è contenuta qui dentro e quanta massa di vapore è contenuta. Chiaro che se c'è la massa di liquido, c'è la massa di vapore, no? Perché la massa, se la massa è l'uno, la massa anche dell'altro. Ragazzi, qui la massa totale a quanto è uguale? Alla massa del liquido più la massa del vapore, giusto? Quindi è uguale a massa del liquido saturo più la massa del vapore saturo, giusto? Bene. Quindi se io avessi, ovviamente, o l'uno o l'altra, ovviamente avendo la massa totale, potrei tranquillamente, diciamo, avrei, diciamo, tutto. Quindi, dal punto di vista pratico, quello che a me interessa capire è x, il rapporto tra la massa del vapore saturo e la massa totale, dove questa proprietà, che chiamerò titolo del mio, diciamo, del mio sistema, della mia sostanza che sto analizzando, questo titolo sarà compreso tra 0 nelle condizioni in cui non ho più nessuna gocciolina, ragazzi. Quindi la condizione in cui ho, diciamo, ho che tutto
la mia sostanza si trova nelle condizioni di liquido, la massa di vapore saturo sarà nulla, e quindi ovviamente massa vapore saturo uguale a 0 diviso m fa 0, giusto? Nelle condizioni in cui tutto il sistema è occupato da vapore saturo, cosa avrò invece? 1, per cui la mia proprietà termodinamica x sarà compresa tra 0 e 1. Attraverso questa semplice proprietà io posso ricavare tutte le altre proprietà termodinamiche. Andiamo a vedere come posso ricavarle. Allora, ovviamente io ho definito il volume totale del mio sistema come somma, sapete che si può proprio, cioè abbiamo detto che la B è una proprietà estensiva, il volume è una proprietà estensiva, e per tutte le proprietà estensive si applica la proprietà additiva. Quindi io posso dire che il volume è uguale al volume del liquido saturo più il volume del vapore saturo. Va bene? Ora, il volume del liquido saturo a cosa sarà uguale? Sarà uguale alla massa del liquido saturo per il volume specifico del liquido saturo più la massa del vapore saturo per il volume specifico del vapore saturo. Quindi, ma perché mi complico la vita? Perché devo andare a ricavare il volume a partire da queste, diciamo, da queste proprietà elementari? Il volume lo posso tranquillamente, diciamo, misurare. Infatti non lo utilizzeremo quasi mai in questa condizione, la utilizzeremo con formula inversa, però dobbiamo prima dimostrare questa cosa e poi utilizzeremo questa, diciamo, questa formula che scriveremo come formula inversa. Vediamo un momento questa formula. Allora, la massa del liquido saturo, supponiamo che io la conosco, nella realtà normalmente è vero esattamente il contrario, vi farò vedere, cioè io conosco il volume e dovrò ricavare il suo titolo. Però per come abbiamo scritto, diciamo, questa relazione, massa del liquido saturo per il volume specifico del liquido saturo per massa vapore saturo che moltiplica il volume specifico del vapore saturo. E questa relazione la posso ancora scrivere in quest'altro modo: V uguale a V grande diviso M, questa ovviamente è tutta la definizione, no? Del volume specifico, sarà uguale a che cosa? Divido tutto per M, ragazzi, come la posso, diciamo, riscrivere questa relazione? ML diviso M. Possiamo saltare un passaggio? O scriviamo tutto? 1 meno? Vi trovate tutti su questa cosa? Quindi posso scrivere 1 meno x che moltiplica VLS più ovviamente MVS diviso M, e poi è facile, eh? Chi è MVS diviso M? X che moltiplica VVS. Ok. Posso ancora scrivere questa relazione in modo ancora più semplice, certo, questa sarà uguale a 1 per VLS, quindi VLS, più X che moltiplica VVS meno V con LS, ok? Allora, ho a questo punto ricavato una relazione molto interessante, perché mi consente, se qualora dovessi conoscere la X, la x0, la x05, la x03, eccetera, eccetera, mi consente a partire da questa x di determinare una proprietà, diciamo, specifica, come il volume specifico, a partire da che cosa? Dalla x e da un'altra proprietà, quale? Voi dite, diciamo, ma io dovrei avere VVS e VLS, che non ce le ho. E no, cari miei, perché abbiamo detto che quando io conosco la mia temperatura, la mia pressione, lo stato intensivo di tutto il mio sistema si blocca. Per cui se si blocca lo stato intensivo, anche la B di L resterà bloccata, anche la B di S resterà bloccata. Il vero problema non è nel volume specifico del liquido saturo e nel volume del vapore saturo, o nell'energia interna del vapore saturo o l'energia interna del liquido saturo. Il vero problema è che io non conosco il rapporto tra queste due sostanze, cioè sotto la curva a campana, una volta che ho fissato T, le proprietà intensive di questi due sottosistemi
resto inalterato, resto tutto bloccato, fissate qui, ho fissato di questo, ho fissato la pressione ovviamente perché la pressione è la stessa cosa, ma ho fissato di questo, il volume specifico del liquido saturo, il volume, diciamo, l'energia interna, diciamo, del liquido saturo, l'entalpia del liquido saturo, cioè di questa proprietà, di questa quantità di sostanza, so tutto, di questa sottile parte qua pure so tutto, il problema non so le proporzioni, quanto c'è di liquido saturo e quanto c'è di vapore saturo, chiaro? Quindi io potrò, una volta che conosco o la temperatura o la pressione e so che mi trovo sotto la curva a campana, determinarmi le proprietà specifiche sia di questa parte qua sia di questa parte qua, ma non quelle specifiche medie dell'intero sistema. Mi è chiaro? Ripeto? Sì, vedo un po'. Allora, abbiamo detto che sotto la curva a campana i sistemi, allora quando io mi trovo in condizioni di passaggio di fase, il sistema come diventa? Come abbiamo, diciamo, le regole delle fasi. La regola delle fasi mi diceva il numero di libertà, no? Monovariante. Vuol dire che fissato una proprietà non c'ho più gradi di libertà per i singoli, per, diciamo, per quella porta. Per cui alla fine, una volta che ho detto sto così tutto, basta un solo grado di libertà. Allora, cioè in termini di coordinate meccaniche, ovviamente in termini di coordinate termodinamiche ho fissato la temperatura. Bene, fissata la temperatura e se so che sto sotto la curva a campana, so che questa, la pressione sarà la stessa, so che il volume specifico di questa parte qua è sempre la stessa, cioè non può cambiare, io potrei scrivere una formula, VPS, funzione della sola temperatura, di con L, funzione della sola temperatura, di con S, UVS, funzione della sola temperatura, e così via. Cioè mi basta una sola proprietà per fissare le proprietà intensive di tutti questi, diciamo, di questo pezzo o di questo pezzo. L'unico problema che ho è che io non so quanto ho di liquido saturo e quanto vapore saturo ho, perché se io sapessi, diciamo, se rimanessero sotto la curva a campana sempre le stesse proporzioni, io saprei tutto. E invece possono cambiare, perché a seconda della quantità di energia che fornisco a questo fluido, questo accumula una certa quantità di energia. E se accumula una certa quantità di energia, l'energia specifica sta cambiando nel mio sistema. Quindi, di fatto, il gioco che devo fare è, una volta individuata la temperatura o la pressione, perché l'una o l'altra, diciamo, va bene lo stesso, il gioco che devo fare è determinare, avere una proprietà che mi dice quanto c'è di liquido saturo e quanto c'è di vapore saturo. È chiaro questo secondo punto? Supponiamo sono 50% e 50%. A quel punto, poiché tutte le proprietà di ogni singolo pezzo sono fissate, io me le posso andare a vedere. Vedete ragazzi, se io entro qua sopra la stessa temperatura della pressione, questo qua, il volume specifico è fissato di questo. Il volume specifico della quale il volume specifico di questo è fissato. Volume di vapore saturo. Quindi queste qua sono fisse e sono costanti, sono quelle. Il vero problema è che io non so quanto liquido saturo e quanto vapore saturo avrò lì dentro, ma la proprietà di queste, le proprietà di queste restano esattamente sempre le stesse, sono dei punti, quindi sono fissati quei punti, vi è chiaro o no? Quindi la quantità, diciamo, di liquido saturo avrà sempre la stessa pressione, la stessa temperatura e sempre lo stesso volume specifico, è sempre questo, guardate, il volume specifico del liquido saturo è questo qua. Il volume specifico del vapore saturo è questo qua, ragazzi. È chiaro. Il problema è che voi non vi trovate soltanto con il vapore saturo secco o solo con il liquido saturo, perché altrimenti non vi servirebbe nient'altro. Il problema è che vi trovate qua in mezzo. E allora come fate lì in mezzo a determinare tutte le proprietà? Mi dice, basta che io so quanto liquido ho, saturo ho, e quanto vapore saturo ho. È chiaro. Questo rapporto è denominato titolo. Il rapporto tra la massa del vapore saturo e la massa totale l'abbiamo chiamato titolo, va bene? Attenzione a non confondersi con altre, diciamo, altri termini che diciamo il titolo viene utilizzato, diciamo, in chimica, in altro modo, va bene? Anche bene. Allora, quindi la relazione che noi stavamo cercando l'abbiamo ricavata matematicamente questa, ragazzi, e
come mi ricavo a partire dal titolo e dalla temperatura il volume specifico? Ritorniamo al ragionamento che stavamo facendo prima. Se ho la temperatura, ho sicuramente anche il vapore, diciamo il volume del vapore saturo, e ho sicuramente anche il volume del liquido saturo. Tant'è vero, se andate su questa tabella, vedete, trovate che a 20 gradi vi trovate che il volume del liquido è 1.0017. Il volume del vapore saturo è 57,84 metri cubi al chilogrammo, attenzione all'unità di misura, perché quelle si sbagliano subito, eh? Questi sono decimetri cubici al chilogrammo. Cioè, l'acqua, ricordatevi che l'acqua mediamente un chilogrammo d'acqua che volume occupa? Circa un litro, quindi circa un decimetro cubo. Bene, se voi invece andate sul vapore saturo, vi avevo detto l'altra volta, il volume aumenta in modo enorme. Questo è 57,84, ma non litri, metri cubi. Questo sono 57.000 litri. Attenzione, perché se voi andate a prendere questa relazione e qua mettete 57 e qua mettete 1, avete sbagliato, diciamo, avete fatto un errore dell'ordine del 2% nella determinazione di quella, diciamo, di quella, perché state prendendo litri e decimetri cubici e invece dovete mettere sempre la stessa unità di misura, ovviamente. Detto questo, attenzione, voi avete, se avete il titolo, e quindi voi dite il titolo è 0, se il titolo è 0 qual è il volume specifico dell'intero sistema? Non della parte solo liquido saturo, non della sola parte volume vapore saturo. Se x è uguale a 0, e quindi quale sarà il volume? Sarà 0, poi sarà 1.0017 il volume. Se invece dico no, guardate, il titolo è 1, e non c'è bisogno neanche di fare la, diciamo, la funzione. Se il titolo 1, come viene qua? 1, VBS meno V con L se ne va, e quindi diventa il volume di tutto, diciamo, il sistema diventa uguale al volume del vapore saturo. È chiaro? Non andate a pagare, diciamo, nei due casi del genere non ci serve questa relazione. Ma se io vi dico 0,5, allora vi serve. 0,5 che cosa dovete fare? Fate 57 meno... però parto 57, 1.01, diciamo, più 0,5 per 57 meno 0,001, se volete andare ovviamente in metri cubi. Quindi potete scrivere questi due valori e trovarvi le condizioni, ovviamente, diciamo, del vapore saturo. Normalmente, essendo questa quantità molto piccola, cioè 1 contro 58.000, capite bene che anche se ve la dimenticate, potete, diciamo, raramente fate un grosso errore, per cui teoricamente posso dire, diciamo, in modo, diciamo, abbastanza semplice, posso dire, ah vabbè, 57,84 per 0,5 so circa intorno ai 29 quasi, tra 28 e 29, va bene? La posso trascurare perché quella è molto piccola, ma quando state molto molto vicino, come vi ho detto prima, alle condizioni di un x invece di essere 0,5, 0,01, 0,02, allora questo 57 pesa molto di meno, e allora l'errore può essere non dell'1%, non del 2%, addirittura del 10%. Cioè, quando vi ritrovate con il titolo con un valore molto molto prossimo alle condizioni di liquido, attenzione, perché lì comincerà invece a pesare il, diciamo, l'errore che fate nel trascurare il volume. Quindi vero il discorso del decimetro cubo e del metro cubo, ma è anche vero che questo dipende dalla, diciamo, dalla x, dal peso della x, perché se x è molto grande, effettivamente quello là, addirittura se faccio l'errore lo potrei addirittura non assorbire nell'errore di calcolo, o addirittura non lo prendo, metto 0 direttamente e ricavo soltanto a partire da questo secondo pezzo il mio volume specifico. Ovviamente questi errori di calcolo penso che voi abbiate già visti nelle esercitazioni, avete iniziato a fare le cifre significative, non ancora, avete già viste, e quindi sapete bene quanto possono incidere nelle diverse condizioni, ovviamente, diciamo, questo tipo di errori. Ora, se io vado a vi è chiaro a questo punto il titolo, ragazzi? Allora, ora vi faccio una domanda inversa. Ora vi è chiaro il modello che potete utilizzare,
Se voi non avete il sistema colloculare o un sistema che vi consente di pesare la massa del liquido e la massa del vapore saturo, cosa che normalmente non avete, no? Che cosa avete voi invece? Cioè, cosa potete fare? Molto semplicemente questo. Cioè, supponiamo non avete nessun modo per vedere, diciamo, in quali condizioni si trova il nostro fluido. Quindi non potete vedere con l'oculare, ma potete fare misure. Cosa potreste fare? Se lo mettete sulla bilancia, quello misura solo la misura, cioè la misura la massa totale. Quindi, qual è il modo secondo voi per determinare in modo più semplice proprio le condizioni del nave e quindi il titolo del sistema? Cosa potreste fare? Vediamo. Io vi do questo sistema, vi dico ragazzi, ho la temperatura di 20 gradi e ho la pressione di 2333, diciamo Pascal, eccolo qua, e vi metto sul tavolo il vostro questo sistema. Va bene? Ditemi qual è il titolo. Faccio la domanda, diciamo, inversa. Non ce l'ho, non l'ho misurato, ve lo lascio misurare. Che cosa potreste fare? Allora, giustamente, cioè, ma io il volume totale lo posso ricavare, va bene? Chiedo qual è l'area, mi vado a misurare il livello, quindi area per altezza mi ricavo il volume, e quindi che cosa faccio? Prendo il volume totale, misuro la massa del liquido che sta dentro, mi dici qual è la tara, quindi metto sulla bilancia e quindi mi misuro anche il volume. Dal volume totale conosco VVLS, conosco VVS, diciamo VLS perché? Perché sono la temperatura, perché la posso misurare, e quindi ricavo il titolo con questa funzione inversa. Scriviamocela qui sopra. X uguale a V meno VLS fratto VVS meno VLS, giusto? No, semplicemente la formula inversa. E quindi, ovviamente, se sto ai miei famosi, diciamo, 30 metri cubi al chilogrammo, io 30 metri cubi al chilogrammo meno un pidocchio perché è 1.0, quindi 0, quindi sono 30 metri cubi, diviso 60, praticamente esattamente sono 0,5. Quindi normalmente, allora voi, diciamo, non sempre il titolo lo avete, ma potreste, diciamo, qualcuno vi potrebbe dire no, misurate il titolo a partire da delle proprietà che potete semplicemente misurare come favore. Una volta che vi siamo misurato il titolo, potete, diciamo, utilizzarlo per tutte le altre grandezze termodinamiche che possono ricavarsi, in quanto estensive, possono ricavarsi con lo stesso procedimento che abbiamo fatto ora. Quali sono le altre proprietà termodinamiche che potremmo ricavare? Andiamole a vedere. L'energia interna, per esempio. L'energia, cosa posso dire? Analogamente a quanto detto col volume, è una proprietà estensiva? L'energia interna del mio sistema è una proprietà estensiva. E quindi, diciamo, come sarà, come potremo trovarla? A partire con la stessa relazione dalla ULS più la UVS, giusto? E quindi faccio la stessa cosa, divido per la massa, poi, diciamo, estraggo il titolo e quindi cosa troverò? Troverò una relazione uguale a questa. U sarà uguale a che cosa? A UVLS più il titolo che moltiplica UDLS. Pardon, UVS meno UDLS del liquido saturo. Ci siete? Dove li trovo UVS e ULS? Li trovo ovviamente sempre sulla stessa, diciamo, sulle stesse, diciamo, sulla stessa relazione. Vedete, io ho qua UL a 20 gradi, vado a 20 gradi, trovo che il liquido saturo ha 2402 kJ a chilogrammo, mentre l'UVS ce ne ha per la bellezza di sono riesco a vedere malapena. Allora, scusate, ho sbagliato a leggere. 83-86 kJ a chilogrammo da UL, 2402 invece sono il, diciamo, la UVS, va bene? Allora, quindi ovviamente, diciamo, il grafico vi, diciamo, la tabella vi semplifica anche la vita, vi dà già direttamente in questo caso la differenza. Qua non ve la davo per un fatto molto semplice, perché a meno che non siate molto sfortunati,
quindi il titolo normalmente 0,01, diciamo, è l'unico caso in cui dovete fare attenzione al, diciamo, al piconelle, normalmente mettete qua dentro, molto velocemente mettete direttamente il PS, tanto la piconella la oscurate. Quindi è l'unico caso in cui non vi mette anche la differenza. Gli altri casi, sia nel caso dell'entropia, sia nel caso dell'entalpia, sia nel caso dell'energia interna, vi mette anche la differenza, così non dovete fare troppi calcoli. Bene? E quindi ovviamente potete trovare, in funzione di questa, di questo calcolo, in funzione di questa situazione, potete trovare appunto con le condizioni di, ovviamente, di energia interna, quindi energia interna del vostro sistema. Va bene? Ovviamente ricordiamoci qui come, diciamo, c'è un salto dal punto di vista energetico, cioè voi salite dalla, così come c'è un salto dal punto di vista dei volumi, osserviamo questi numeri che sono enormi, qui non sono così grandi le variazioni, ma sono assolutamente significative. Cioè voi passate da 83 a 2400, va bene? Quindi sono tanti. Per un chilogrammo avete addirittura, diciamo, circa più di 2000-2300 kilojoule, diciamo, di energia in più che accumula il vostro sistema. Questo sta già nell'esperienza, voi sapete quando volete far evaporare un liquido dovete dare energia. Fenomenologicamente ve ne siete accorti, avete sempre chiamato calore latente di evaporazione, questa quantità di energia che bisogna dare per poter ovviamente far evaporare il vostro fluido. Bene? E qui vi rendete proprio conto. Con questa, diciamo, attraverso questa informazione. Mi faccio, riscrivo le altre tre formule e poi ci torniamo. Allo stesso modo posso fare anche per l'entalpia. L'entalpia che cos'è, ragazzi? Allora, intanto l'entalpia non l'abbiamo, ne abbiamo parlato più volte, ma non abbiamo mai definito questa grandezza. L'entalpia è una grandezza che ovviamente potete derivare a partire dall'energia interna sommando la pressione per il volume. Va bene? Quindi la H è uguale a U più PV. Allo stesso modo potete scrivere, dividendo per la massa, che H è uguale a U più P. Silenzio, ragazzi, so che è passato un'ora e state ormai già fusi, anche perché la qua, diciamo, dopo 4 ore di lezione stamattina, cosa mi devo fare? State un po' fusi. Quindi di fatto, poi mi fermo un minuto, tutta questa relazione H uguale a U più PV, e quindi ancora una volta potete in questo caso ricavare la H come una qualunque proprietà estensiva, quindi tutte le proprietà estensive, non solo il volume, l'energia interna, l'entalpia, l'entropia, potrò ricavarle tutte quante a partire dalle corrispondenti valori di, diciamo, ovviamente del vapore, diciamo, del valore del vapore saturo e ovviamente del valore del liquido saturo. Quindi scrivo queste altre due relazioni e mi fermo. Okay. Ci sono dubbi? Allora, 5 minuti di pausa.